E siamo proprio nel punto dove Francesco Calise trovò tragicamente la morte mentre lavorava al completamento di questa strada. Attraverso un precedente servizio giornalistico abbiamo già raccontato che martedì 16 febbraio 2009 il Consiglio Comunale di Forio, con un atto politico arrogante della maggioranza cosiddetta di centrosinistra, che tra le sue fila annovera persino un rappresentante di Rifondazione Comunista, Nino Savio, ha deciso la sostituzione del nome del primo tratto di strada intestato a Francesco Calise, l'operaio foriano morto per un grave incidente sul lavoro proprio mentre lavorava al completamento della stupenda strada panoramica che da Cavallaro porta alla collina di Zaro e a cui per questo motivo negli anni addietro gli fu giustamente intestata, per dedicarlo a un altro defunto di rango sociale superiore, il musicista Sir William Walton. La seduta del civico consesso, durante la quale si è saputo anche che né il sindaco Franco Regine, né tantomeno i componenti della sua amministrazione, hanno avvertito il dovere morale di informare la famiglia e i congiunti di Francesco Calise circa la cancellazione del principale tratto di strada intitolato alla sua memoria, era stata abbastanza movimentata, anche grazie alla presenza delle telecamere di PCLML TV, ed era stata caratterizzata dal duro scontro avvenuto tra il sindaco Franco Regine e Gennaro Savio. La mortificate così la tua memoria di martire del lavoro, sindaco? Un sussulto di dignità, sindaco? Allora, chi è a favore dell'accostamento? Che vergogna! Argomenti? L'uso dei numeri anche sui morti sul lavoro, eccolo qua, tutti favorevoli. Non disturbi la seduta del Consiglio Comunale. Complimenti, sindaco, per la tua arroganza. Cortesemente, silenzio tra i Non ti smentisci mai. Vabbè. Hai mortificato la memoria di un foriano morto sul lavoro. Vergognati, te lo dico a nome dei cittadini civili del nostro comune. Non hai avuto nemmeno la dignità di avvertire i familiari. Ne hai calpestato la memoria, ne hai calpestato vergognosamente la memoria, e di questo ne dovrai dar conto alla società civile del nostro paese. Ebbene, ad appena 3 giorni di distanza da quella scellerata decisione politica, con le nostre telecamere ci siamo recati nel bosco di Zaro, nei pressi del campetto di Bocce, dove negli anni addietro fu apposta una lapide dedicata a Francesco Calise, per rendere omaggio al martire sul lavoro foriano. Giunti sul posto abbiamo dovuto dolorosamente constatare una nuova intollerabile vergogna sociale. La lapide dedicata al Calise e apposta su una roccia versa in uno stato di pietoso abbandono, quasi nascosta dalle piante e risultando praticamente illeggibile ai passanti perché quasi del tutto scomparso l'inchiostro che era presente all'interno delle lettere che compongono l'epigrafe. E siamo proprio nel punto dove Francesco Calise trovò tragicamente la morte mentre lavorava al completamento di questa strada. E sulla mia destra, alle mie spalle, potete notare la lapide semicoperta dalle piante e oramai quasi del tutto illeggibile. Venendo da Forio, per poterla scorgere tra le piante, bisogna andare avanti in direzione della Villa La Colombaia, superarla di pochi metri e voltarsi indietro sulla destra. Incredibile. Praticamente visibile solo a coloro che ne conoscono la presenza. Diversamente nessuno può notarla, anche perché è rinchiusa all'interno di un recinto. Che vergogna. Mentre in Italia, dove ogni giorno si continuano a contare circa 4 morti sul lavoro, una vera carneficina che l'infame sistema sociale ed economico-capitalistico riserva quotidianamente al mondo del lavoro, si discute tanto di morti sul lavoro, a Forio l'amministrazione comunale mortifica e umilia la memoria di un nostro concittadino morto nel mentre lavorava per guadagnarsi il giusto necessario per poter portare il pane a casa, sottraendo alla sua memoria l'intitolazione di un importante tratto di strada che gli era stato intestato negli anni addietro e tenendo la lapide a lui dedicata in uno stato di completo abbandono.
Conosciamo molto bene l'opportunismo e l'insensibilità politica e amministrativa di certi personaggi politici foriani di centrosinistra, che hanno ancora il coraggio di definirsi socialisti, come fa il sindaco Franco Reggine, o addirittura comunisti, come il consigliere comunale di Rifondazione Nino Savio, ma non potevamo mai immaginare che avrebbero avuto la spudoratezza di umiliare finanche la memoria di un martire sul lavoro, di un nostro concittadino morto tragicamente nel mentre prestava la sua opera lavorativa al progresso economico e sociale del nostro paese. È un'indecenza che deve indignare la società civile dell'intera isola d'Ischia. Chiediamo con forza all'amministrazione comunale guidata dal sindaco Franco Reggine di revocare immediatamente la delibera approvata nel Consiglio Comunale del 16 febbraio scorso e con la quale è stata cancellata l'intitolazione del primo tratto di strada a Francesco Calise, l'operaio morto proprio nel mentre lavorava alla realizzazione di questa strada. E soprattutto chiediamo il recupero della lapide che è ormai semicoperta dalle piante e che risulta vergognosamente illeggibile.